Il numero di pazienti Covid negli ospedali inglesi è aumentato del 20% in una settimana. Ed infine si torna a parlare di Covid perché i casi stanno aumentando in tutta la Gran Bretagna, anche se il governo inglese non sembra essere preoccupato. Simona Sieda. Il numero di pazienti Covid negli ospedali di tutta l'Inghilterra è aumentato del 20% negli ultimi 7 giorni, secondo i nuovi dati del Sistema Sanitario Nazionale. Secondo i dati pubblicati martedì, il numero di pazienti con Covid negli ospedali inglesi è al massimo dal 31 gennaio. Secondo i leader di NHS, il Covid rappresenta attualmente il 30% delle assenze del personale e avvertono il governo che la minaccia è ancora presente. Tuttavia, gli ultimi dati del Sistema Sanitario Nazionale hanno anche mostrato che i ricoveri giornalieri dal 20 marzo erano 1793, leggermente in calo rispetto al giorno precedente, quando 1813 pazienti erano stati ricoverati con Covid. Nel complesso, il tasso di ricoveri per Covid per l'Inghilterra è ancora in aumento. Tuttavia, sta aumentando a un ritmo più lento. I pazienti con Covid nei letti di terapia intensiva in tutta l'Inghilterra sono leggermente aumentati, con 296 pazienti al 22 marzo. L'ultima volta che si è superato questo dato è stato il 23 febbraio. In tutto il Regno Unito le infezioni sono aumentate del 20%, a 592.495, mentre il numero di pazienti ricoverati negli ospedali a livello nazionale è aumentato del 21%. Si tratta di un tasso di aumento più lento rispetto a quello osservato nella settimana precedente. Il numero di pazienti affetti da coronavirus negli ospedali scozzesi ha raggiunto un record per il secondo giorno consecutivo, con gli ultimi dati che mostrano 2.221 bisognosi di cure ospedaliere. Si tratta di un aumento di 93 rispetto al totale di 2.128 segnalato lunedì, con 37 nuovi decessi segnalati. In Galles, il governo sta pensando di estendere alcune delle sue restrizioni Covid, ha suggerito il ministro della Salute, Eluned Morgan. Simona Sieda, per Italy Today UK.